Buon pomeriggio dalla redazione di UD News. Apriamo questa edizione del nostro TG con il primo collegamento con la nostra troupe esterna di questo pomeriggio. Allora, subito la linea a Davide Zanirato che si trova per noi a Palazzo d'Aronco per seguire la presentazione di un libro molto particolare. Buonasera Davide, a te. Buonasera Angela, ci troviamo all'interno del Salone del Popolo del Municipio di Udine perché è in corso, appunto, come potrete vedere tra poco dalle immagini, la presentazione del libro Friulani e Giochi Olimpici estivi invernali a cura di Faustino Anzi, il professore grande sportivo che sta proprio parlando al pubblico, sta presentando questo volume che lo potete vedere, raccoglie tutti i successi degli sportivi friulani alle Olimpiadi. Anzi, il grandissimo appassionato di sport, è stato preparatore, tra cui anche dell'Udinese di Zico, e ha cresciuto tantissimi talenti dello sport friulano che si sono distinti nel mondo, proprio anche conquistando le medaglie alle Olimpiadi. Lo stesso Anzil, lo potete vedere anche dalle riprese del nostro operatore, sta raccontando alcuni dei passaggi dei campioni friulani alle Olimpiadi, dai fratelli Giorgio e Emanuela di Centa, e poi passando per Molmenti e poi tanti altri sportivi. In veste di programmatore nazionale del settore della FIDAL, ha partecipato alle Olimpiadi di Anzil e alle più importanti manifestazioni atletiche mondiali. Tra i suoi atleti figurano Enzo Dal Forno, che è proprio seduto al fianco a lui in questa iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, e poi ancora Massimo Di Giorgio, primatista nazionale di salto in alto, già membro del Centro Studi della FIGC e della FIDAL, ha pubblicato tantissimi volumi. Allora, tra poco andremo anche ad intervistarlo, ve lo proporremo nelle prossime edizioni del nostro notiziario. Per il momento da Palazzo d'Aronco è tutto, a te Angela. Grazie, grazie allora David per questo primo collegamento. Noi andiamo avanti con la cronaca per parlarvi di un incidente avvenuto attorno alle 14:30 sulla strada statale 13 e Pontebbana che da Basiliano porta a Basaglia Penta. L'incidente è avvenuto in questo tratto, una fuoriuscita autonoma di una Fiat Punto. A bordo c'era un ragazzo giovane che stava viaggiando verso Codroipo e ha centrato lo spigolo di un ponte rimbalzando poi nella scarpata sottostante. È stato portato in ospedale cosciente con l'eli soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118. E questa mattina sempre sulla strada statale 13 c'è stato un altro incidente, uno scontro frontale tra due vetture in prossimità della rotonda che si trova nelle vicinanze del centro commerciale Arcobaleno. Entrambe le auto coinvolte hanno riportato danni, tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in ospedale a Udine. È un infortunio sul lavoro nella tarda mattinata attorno alle 11:30 a Dazzano Decimo. Un uomo dipendente di una ditta di Cordignano in provincia di Treviso è caduto da un'altezza di circa 10 metri mentre stava eseguendo dei lavori di potatura all'interno di una proprietà privata in via delle Rimembranze. Le condizioni del paziente sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuto l'elicottero della centrale operativa della regione e anche un'ambulanza dell'ospedale di Pordenone. Il ferito è stato sottoposto ad una stabilizzazione avanzata delle funzioni vitali ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. La prognosi è strettamente riservata. Passaggio di consegne questa mattina all'aeroporto militare di Rivolto alla guida della pattuglia acrobatica nazionale tra il tenente colonnello Mirko Caffelli, comandante uscente delle Frecce Tricolori, e il maggiore Gaetano Farina, capo formazione che assume ora il comando della PAN. Rispettata la tradizione, quindi, che da oltre 30 anni vede chi è capo formazione diventare comandante guadagnando il grado di tenente colonnello. Alla cerimonia hanno assistito anche i rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia, dal governatore Fedriga all'assessore Bini. Allora andiamo a sentire le interviste realizzate da Luciana Idelfonso.
Sì, è l'orgoglio di questa terra ed è testimoniato non soltanto dalla vicinanza delle istituzioni, ma devo dire dalla partecipazione di tutti i cittadini che tifano Frecce Tricolori. Questo vuol dire che sono entrate nelle radici della nostra terra e sono un nostro orgoglio, un orgoglio nazionale, un orgoglio internazionale. Delle volte è vero, ci sono altri paesi che fanno alcune cose meglio di noi. Penso che la pattuglia acrobatica dell'Italia sia invidiata dal mondo. Abbiamo visto la perfezione e la professionalità che caratterizza questa squadra e penso che questa sia una cosa che ci invidiano gli altri e sono orgoglioso che possa appartenere alla nostra regione. E abbiamo già, diciamo, in programma iniziative importanti che ovviamente a tempo debito lanceremo, che però coinvolgono le Frecce Tricolori, coinvolgono Rivolto, coinvolgono la nostra terra per avvenimenti di carattere nazionale e internazionale. Devo dire, innanzitutto, per me è stata una prima volta emozionante. Beh, le Frecce Tricolori sono un brand importantissimo per il paese Italia, ma che ha la fortuna di essere nella nostra meravigliosa regione. Quindi assolutamente sì, Frecce Tricolori come brand per promuovere la nostra meravigliosa regione. Fincantieri realizzerà un ponte sul Danubio in Romania, lungo 2 chilometri, con oltre 1 chilometro in campata unica per la parte centrale. Lo ha annunciato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, oggi a Marghera, alla presentazione dell'ultima nave da crociera realizzata proprio ai cantieri di Marghera. Il ponte sul Danubio, quanto a campata centrale, sarà il più lungo della Romania e il terzo in Europa. Come sappiamo, Fincantieri, sposando il progetto Renzo Piano con Salini Impregilo, è pronta a candidarsi anche alla realizzazione del nuovo ponte di Genova, quello che sorgerà al posto dell'ex ponte Morandi crollato. Parliamo adesso dell'ultima centralina che è stata inaugurata questa mattina a Mereto di Tomba dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, una centrale idroelettrica chiamata Molino Bunello in località Castelliere. C'erano circa 200 persone tra autorità, studenti, consorziati alla cerimonia di inaugurazione della nuova centrale idroelettrica, un impianto importante che consentirà la produzione di energia anche per gli impianti del consorzio stesso, utilizzati soprattutto per l'irrigazione. E vediamo appunto in queste immagini il corso d'acqua e anche la nuova centralina. Torniamo alla cronaca adesso, perché la Polizia Ferroviaria di Gemona nei giorni scorsi ha messo a segno un colpo nel contrasto alle attività illecite connesse con la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti. Partendo dall'individuazione di un sito lungo il tagliamento adibito a coltivazione di cannabis, in pochi giorni gli uomini della Polizia della cittadina pedemontana sono riusciti ad identificare il responsabile e, di concerto con la Procura della Repubblica di Udine, a effettuare a suo carico una perquisizione personale domiciliare che ha permesso di porre sotto sequestro alcune piante di marijuana, semi, manuali ed altro materiale, perfino un armadio serra di costruzione artigianale completo di lampade, ventole ed aspiratori, atto a favorire la vegetazione delle piantine. Sempre per quanto riguarda la cronaca e i controlli, in questo caso della polizia stradale, nella mattinata di ieri una pattuglia della Polizia Stradale di Udine ha fermato e controllato un auto articolato con targa rumena che si era appena immesso nella corsia d'ingresso dell'area di servizio di Gonars Nord sull'autostrada A4. Dal controllo del cronotachigrafo, i poliziotti hanno appurato che il mezzo risultava fermo anziché in circolazione. Gli agenti hanno intuito che il sistema di controllo era stato alterato e contemporaneamente si sono accorti che l'autista stava lanciando per terra un oggetto dal finestrino. Ad una approfondita verifica è emerso che il sistema di misurazione della velocità era stato precedentemente modificato con una calamita, proprio l'oggetto di cui il conducente si era appena liberato. Il conducente è stato denunciato. È stata ritirata la patente di guida, invece il mezzo è stato sottoposto al fermo amministrativo.
Dal trasporto, dall'autotrasporto al trasporto a noleggio con conducente. Anche dalla nostra regione una rappresentanza degli autisti di noleggio con conducente è andata questa mattina a Roma per manifestare contro l'entrata in vigore di una norma che mette a rischio tante imprese attive anche nella nostra regione in questo settore. Allora, abbiamo sentito al telefono Nicola Celotti dell'Anitrav che ci ha spiegato le ragioni di questa protesta. Sentiamo. Stiamo chiedendo l'abrogazione di questa legge che in pratica ci obbligherebbe a prendere le prenotazioni solo all'interno delle sedi e delle rimesse dove abbiamo le licenze. E poi comprende la sede del vettore e le rimesse devono essere situate nel territorio del comune in cui rilascia l'autorizzazione. Soprattutto le aziende che si occupano, diciamo, per il trasporto disabili, che hanno più fermate, più paesi per girare, dovrebbero rientrare ogni fine servizio in rimessa. Questo sarebbe un problema per tutti, insomma, e per rifare questo decreto che ci lascia lavorare, insomma. Perché così andiamo a rischio, perché in Friuli siamo circa 600, andremo a rischio di chiudere col 1° gennaio quasi tutti. Rimarrebbe qualcuno, però questo qualcuno non riuscirebbe a coprire tutti i servizi che di solito vengono prenotati e dunque perderebbe il lavoro sicuramente anche quello. Siamo qua in piazza a Roma e non ci sono ancora state risposte. Saranno circa 2.000-2.300 persone. E dalla protesta degli NCC andiamo adesso a raccontarvi un'altra protesta, quella di alcuni udinesi contro i passaggi a livello in città. È in corso una manifestazione proprio in questo momento sotto la loggia del Lionello, ed è lì che si trova David. A te, David. Sì, Angela, abbiamo raggiunto la loggia del Lionello perché tra poco alle 15.30 inizierà il Consiglio Comunale di Udine e sono qui a protestare anche stavolta un nutrito gruppo del comitato che si oppone ai passaggi a livello. Fabio Cilento, il portavoce, ancora qui a chiedere che cosa? A chiedere che anche questa amministrazione, come la precedente, prenda a cuore seriamente e risolva il problema della dismissione dei 5 passaggi a livello che tagliano in due la parte est di Udine. Si è discusso molto anche in questi giorni, stasera proprio c'è in programma la mozione Pittoni. Certo, abbiamo preso visione di questa mozione. E l'intento può essere buono, ma noi non la condividiamo appieno, perché noi vogliamo che tutto il Consiglio Comunale all'unanimità si prenda a cuore il problema e sproni la Giunta e il Sindaco a adottare misure, ordinanze anche nel potere del Sindaco, anche per necessità e urgenza, e procedere con la chiusura e spingere sulla Regione e a cascata sul Ministero, sul Parlamento, perché al più presto convincano e si siedano intorno al tavolo, ma a strettissimo giro, e con le Ferrovie dello Stato, e si arrivi all'interramento della tratta attualmente in superficie nel bunker che già esiste, che da tanti anni è stato costruito con un enorme dispendio di denaro pubblico e finalmente possa essere compiutamente utilizzato. Anche perché la vostra è una battaglia che continua da tanti anni, ne avete sentite tante di promesse. Certo, abbiamo visto dei passi che per qualche momento ci hanno dato l'illusione che si stesse arrivando al risultato e poi, ahimè, eccoci qua arrivati a oggi. Allora, dalla protesta, dalla loggia del Lionello per il momento è tutto. A te, Angela, nel frattempo vi raccontiamo anche live una città che si sta preparando al cambio di comandante della Brigata Alpina Iulia. I militari proprio sotto in Piazza della Libertà stanno preparando le strutture che ospiteranno domani proprio il rientro dei nostri militari dalla missione in Libano e poi il cambio di comandante della Brigata Alpina Iulia. Per il momento da Udine è tutto. A te, Angela. Grazie a David Zanirato. E a proposito di trasporto ferroviario, nasce in Italia per la prima volta in Europa un servizio di customer care dedicato in esclusiva ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. È stato presentato questa mattina a Udine dall'assessore Graziano Pizzimenti. Sentiamo. Nuovo servizio in favore dei clienti, dei passeggeri di Trenitalia. Alessandro Signorini della delegazione regionale di Trenitalia, che cosa mettete loro a disposizione? Allora, il nuovo servizio è un servizio di assistenza e di sicurezza.
dedicato a chi usa i treni regionali e regionali veloci. Il servizio si svolge, è articolato in più fasi. La prima è quella di assistenza in stazione, in particolare da noi attraverso questo desk di customer care riconoscibile, dove operano dei ragazzi col gilet rosso, e che sarà attivo a Udine e a Trieste dalle 6.30 alle 19 dal lunedì al venerdì. Oltre a questo servizio, che può servire per chi inizia il viaggio o per chi l'ha appena concluso, ci sarà poi un servizio svolto da un'apposita squadra presso il treno per i viaggiatori in partenza, con le informazioni o le indicazioni utili per chi si appresta a partire. La stessa squadra seguirà i viaggiatori a bordo del treno, sarà composta da uomini con il gilet rosso e da altri col gilet blu, con compiti differenziati. Quelli col gilet rosso assicureranno l'assistenza alla clientela, quindi interverranno in caso di necessità qualsiasi sorta in corso di viaggio. Quelli col gilet blu invece cureranno la sicurezza del viaggio, la sicurezza secondo in termini piuttosto ampi, per tutti quegli gli elementi di disturbo che possono succedere durante il viaggio. Nuovi servizi per gli utenti di Trenitalia in Friuli Venezia Giulia. Assessore Pizzimenti, continua anche il rapporto Regione Trenitalia per migliorare le corse. Ecco, questo era uno dei motivi per cui noi abbiamo insistito con Trenitalia di aggiungere quello che nelle altre parti d'Italia c'è già, cioè quel servizio che viene dato al cliente dal momento in cui entra in stazione fino al momento in cui esce dalla stazione all'arrivo. È un servizio importantissimo secondo me, perché oltre a dare sicurezza al viaggiatore dà un certo tranquillità del viaggio stesso per quanto riguarda sia dove prendere i treni, ma anche per la sicurezza proprio fisica delle persone. Quindi un servizio giusto, un servizio doveroso, è un servizio che noi chiedevamo da tempo e finalmente è stato messo. Parliamo di teatri ora. L'unione fa la forza, un concetto quanto mai vero e azzeccato nel caso della sinergia denominata hashtag Teatri in Rete, volta a promuovere nel suo insieme l'offerta di spettacoli e concerti promossi dai teatri dell'Isontino e non solo, con una serie di sconti e agevolazioni per gli abbonati. Ad aderire all'invito lanciato dal Comune di Gorizia sono stati i teatri comunali di Monfalcone, Cormons e Gradisca, che hanno unito le forze con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia. Un invito che è stato esteso e ben accolto anche dal Teatro Stabile Sloveno di Nova Gorizia, rendendo questa sinergia ancora più eccezionale per il suo carattere transfrontaliero. Ne è così nata una ricchissima offerta teatrale comprendente oltre 90 appuntamenti. E parliamo adesso della nostra prima serata. Come ogni giovedì, l'appuntamento alle 21 è con l'Agenda, condotta da Alberto Terrasso e Domenico Pecile. E allora andiamo a vedere assieme chi sarà l'ospite di questa sera. Fontanini, quando io nel 74 facevo l'assemblea del PC a Basaldella, veniva, perché lui era presidente del circolo fotografico di Basaldella, veniva all'assemblea e mi attaccava alla sinistra ed era insopportabile per me. Poi me lo ritrovo in provincia, sì, questo era Fontanini, poi me lo ritrovo in provincia con i Verdi, poi diventa fulanista, poi quando io cioè lui decade perché non aveva nemmeno il numero, ci mandava alla regione in amministrazione ordinaria. Quello va in televisione e dice, ecco, bene il Friuli, adesso hanno un presidente che ero io, con la terza avviamento, che era vero. Sì, però con le frattocchie. È un onsel. Ma che cosa volete da me? Appuntamento dunque questa sera alle 21 per tutto il resto dell'intervista. Chiudiamo con un aggiornamento di cronaca appena arrivato in redazione. I carabinieri di San Daniele hanno denunciato per l'ipotesi di reato di violenza privata e danneggiamento un 38enne della zona. Questi, a seguito di una lite verificatasi in strada con un altro automobilista, lo ha inseguito con il proprio mezzo e una volta raggiunto lo ha costretto a fermarsi. Ha iniziato a sferrare una serie di calci e pugni contro il mezzo della controparte, causandogli fra l'altro la rottura dello specchietto. Il denunciante si è poi allontanato repentinamente.
E con questa notizia di cronaca noi chiudiamo questa nostra finestra informativa, vi rinviamo alle 19 per tutti gli aggiornamenti di cronaca e anche di sport nell'edizione serale del nostro TG. A più tardi.